richiamato dai salmastri flussi che dallo Ionio arrivano fin quassù, risvegliato dal mio sonno eterno, dalle care voci dei miei anni giovanili e di eterne memorie. Oh, ma voi non sapete nulla di me. Voglio parlarvi di un caro poeta che tra le mura di questo palazzo ha vissuto sin dal 19 gennaio 1890, anno della sua nascita. Sol che è il vapore del mar, le onde, le nostre spose già tremabonde sentono nel cuore le rosse rose. Son rose di vita, son rose di morte, son rose di gloria, di nostra corte. Novasiri fu detta bollita in tempo passato, nel Medioevo, un nome la cui origine è incerta. Benvenuti a Bollita, in questa notte di estate. Vincenzo, il nonno di Luigi, andò via a Bollita ancora ragazzetto, insieme ad altri due. Ti ricordi com'è che si chiamavano? Salerno sicuro, poi c'era Francesco Antonio e l'altro... Francesco Antonio anche lui, sì, Gian Pietri. Noi spiriti amiamo essere ricordati e nominati, in bene. Tra questi sentieri inerpicanti ci sono spiriti giovani, vecchi, belli e importanti. Sapete, Palazzo Giannotti è molto antico, risale addirittura al 1600 e fu costruito attaccato al castello. In parte ne ingloba ancora le segrete e le prigioni, che sono sicuro ospitano spiriti vetusti, oltre al mio ovviamente. Canto la vita, quando la natura si risveglia e le verdi distese dei prati e gli alberi in fiore fan gioire gli animi e stimolano i cuori ad amarsi. Canto la vita perché è come un fiume che scorre lentamente senza mai fermarsi. Tanti sussurri, tanti motivi, tanta gioia mi date. Spesso vi dileguate in eterno infinito. Belle le poesie, caro Gigi, ma cos'altro ci racconti? Siamo curiosi di sentire altro, qualche altra storia delle tue. Modesti i miei lavori, che siate voi a giudicare. Sapete, io in vita ho vissuto scrivendo, insegnando, imparando, ho condiviso, almeno ci ho provato, come tutti gli artisti veri e sinceri. Io ero solito parlare di altri, di Diego Sandoval de Castro e della bella Isabella Morra. Sale alla nobile casata, ma prima devo emerita accoglienza, come si conviene, come ordinato dal mio signor eccellenza Don Diego Sandoval de Castro. A valle del torrente Toccaculo, alle vasche di Sant'Alessio, dove sgorga acqua santa, leggera e medicamentosa. Pulmone che amore, pulmone che amore, pulmone che amore, che tante tante volte vedrà l'acqua dalle vasche bollire. Gentilezza mi emoziona, ma non son degno di tali elogi. Scrivo in rima per amor mio, che
che mi distruggo. E per amore di ella, infelice Isabella, chi vuol veder del fior l'altro bello e sparso, tutto raccolto in un soggetto. Miri costei, da cui gentil aspetto piove grazia, piacer, senno e valore. Miri begli occhi, onde sovente amor muove lo strale, che mi impiaga il petto, e la fronte piena di cortese affetto, e le man presto ad involarmi il cuore. E poi, chi avrà ben stimato il vero questo, dica fra sé, vinca ogni stile. Beato adunque chi per lei sospira. Vedo grandi onori, odi e laudi per la poesia tanto amata. Amore puro e sincero, fatto di veraci sussurri d'alma dolente e contrita, riempion la vita vostra e della vostra gentile partita. Gentili ospiti, futuro è ormai alle porte, ma il presente è ancora forte. Andate dunque il corpo a rifocillare, che del buon vino e dell'ottimo cibo potrete assaggiare.